Oggi si è chiusa la 18ª edizione di Web Valley. Sono stato qua nei primi 3 giorni, quando i 18 ragazzi erano appena arrivati. Sembravano anche quasi dei passerotti, avevano incominciato a capire dove erano, che cosa potevano fare. La cosa che più li aveva entusiasmati era questo fatto di poter lavorare insieme con competenze molto diverse, non avendo delle ore di lezione suddivise, ma cercando di mettere veramente tutto insieme. Ebbene, oggi, a solo 3 settimane da quel momento, abbiamo visto dei giovani ricercatori. Abbiamo visto dei ragazzi interessatissimi ai 2 aspetti chiave, che sono quelli dell'aspetto di usare l'intelligenza artificiale con un grandissimo impatto etico e allo stesso tempo immaginarsi di poter risolvere problemi tecnici. Quindi è una questione di fare, imparare facendo, e questo è stato un gruppo fortissimo dal punto di vista della coesione. Sono stati, ricordo, 14 ragazzi italiani, 4 stranieri, ma un bel gruppo veramente che ha imparato a costruire sia gli strumenti, che sono quelli dell'informatica e della scienza dei dati, che la capacità di parlare per esempio con il committente, in questo caso il bambino Gesù, su un tema, quello dei tumori pediatrici più gravi, in cui a pensarci bene fanno paura pensare di occuparsene d'estate, eppure i dati trattati come se fossero un tesoro da scoprire e anche il concetto di diventare sempre più bravi a costruire una ricerca futura. L'unico modo che ho per definirlo è che è stato assolutamente incredibile, un'esperienza incredibile. Dal punto di vista istituzionale è una collaborazione importante che noi abbiamo con FBK, grazie al lavoro importante di neurooncologi, radiologi, biologi, c'è un gruppo unito all'ospedale pediatrico Bambino Gesù che ha avuto questa visione di collaborare, di ricercare gli strumenti tecnologici che, diciamo, un ente di ricerca come FBK può fornire per aiutarci in questa lotta difficile. E da questo punto di vista qualsiasi risultato sarebbe stato un successo, perché già il fatto di immaginare questa cosa e di unire competenze diverse e di provare a collaborare insieme è un successo. Il fatto che comunque insieme poi dopo si sia effettivamente riusciti a lavorare insieme e proseguire verso uno scopo comune è stato un traguardo importante.